territorio, sono contento della risposta dei cittadini, è un piacere e anche una gratificazione per un'amministrazione che nel tentativo di organizzare l'arte e la cultura in maniera trasversale cerca di accontentare un po' tutte le fasce di preferenza, diciamo così, le forme artistiche, dal teatro alla musica, all'esposizione del cielo, sotto forma di sculture, mi perdono, piuttosto che pitture e fotografie. Quindi con vero piacere inauguriamo grazie questa mostra oggi, grazie, e auguro a tutti voi una buona visione. Grazie. Boretto, poi dopo lo storico Luca Nava. Sappiamo che è nato un po' Racco, diciamo, con la preparazione degli oggetti della cerimonia del tè, e poi nell'Occidente si è sviluppata e devo dire con un po' di orgoglio che Cernusco è stata un po' la culla del Racco qua in Brianza, e so che ne accennerà poi Franco successivamente. Mi piace anche il significato del termine Racco, vuol dire gioia di vivere, gioia del giorno, felicità, e quindi è un qualcosa che in qualche modo è anche bello da sentire. Questo anno si intitolava Il cromatismo del Racco in forme metafisiche. Qui i termini forme e metafisiche saranno due termini molto importanti da tenere in considerazione. La seconda, forse ancora in corso, è essenza della figura umana. Questa frase l'ho presa tutta per così com'è, perché è anche nucleo centrale anche di questa esposizione, se vogliamo, dove la figura umana è declinata in senso femminile prevalentemente. E poi ci sarà un'ultima esposizione dopo l'estate, perché l'estate è una parentesi con delle opere particolari, sintesi estrema delle forme e della materia. Caso fortuito, forse voluto, non lo so, vuole che Gigi Franco sia presente ancora adesso, tuttora, una esposizione ben più ampia rispetto alle 12-13 opere che abbiamo esposto qui al centro, alla Saletta, poco distante da qui a Verderio, no? Ed è una esposizione che dura ormai da tanto tempo, perché inizia all'inizio dell'anno e proseguirà anche oltre l'estate, nella quale Franco ha disseminato le sue creazioni un po' negli spazi e le ha distribuite di volta in volta, organizzate in maniera. L'ultimato deve essere lasciato asciugare naturalmente per un periodo abbastanza lungo, deve intercorrere almeno un mese e mezzo, sostanzialmente deve asciugare, deve togliersi tutta quella che è l'umidità che è contenuta dentro, perché poi si va a procedere a una prima cottura. Successivamente, una volta fatta la cottura, avviene il secondo step, che è l'intervento del colore. I colori non sono quelli della tavolozza del pittore che noi possiamo immaginare, ma sono delle mescole particolari che io stesso devo andare a